99 anni. Io perdo ancora qualche minuto perché aspetto delle persone che sicuramente arrivano, ma arrivano da parecchio lontano. L'altra coppia, l'ultima, la più recente che si è formata qui, la vedete alle mie spalle. C'era Giuseppe, c'era Marco Cinque, che lavora anche al Manifesto, ed è l'unico di noi che ha un lavoro vero. L'unico di noi, intendo, non qualche altro, che forse ha lo stipendio. Si sono incontrati qua e da quel giorno, avendo delle stesse idee su quello che era la società, non ve la faccio lunga, il diluvio di cose che accadevano, avevano la stessa sensibilità e hanno cominciato a suonare insieme, portando in giro che cosa? La poesia, sì, che la musica, sì, è chiaro, uno fa il poeta, l'altro il musicista, l'altro fa, ne suona tanti gli strumenti, ma soprattutto quello che spesso non facciamo vedere ai bambini, ma anche i bambini vedono, la guerra. Questa serata è dedicata appunto alla guerra, poi ne parlerò, però siccome aspetto, quindi ritarderemo la scaletta che ho davanti, li ascoltiamo per un pezzo suonare, che un pezzo significa un pezzo, due pezzi, ma un pezzo lungo, almeno un'ora e mezza, un bicchiere. Allora, Giuseppe Natale, incoraggiateli con un applauso. Allora quando faccio così con gli applausi. Thank you.
molte delle persone che stanno qui, che hanno fatto un libro insieme, insieme a tanti altri, hanno una biografia lunghissima. E quindi noi questa sera non diciamo la biografia, ma è quello che avete ascoltato, la biografia, perché le persone sono quello che fanno, quello che suonano, quello che scrivono, non tanto quello che hanno fatto e prima ricevuti o quante voglie abbiano cambiato, no? Io sono sempre in attesa, mi avvisate, però non ho staccato il cellulare, ma adesso lo staccherò, perché sono in attesa, ho fatto una scaletta e le prime che dovrebbero esserci non ci sono. Alessandro Galli, che poi citeremo, e voi sapete che in questi giorni si parla da Banca Morgan. Un progetto che avevo fatto, che parlava proprio di pena di morte, e si chiamava Poeti da morire. Questo libro raccoglieva proprio, parlava di pena di morte, ma attraverso le voci di chi questo problema poi lo vive sulla pelle. Quindi era un libro che raccoglieva le testimonianze poetiche di condannati e condannati a morte, e poi anche i testi di autori e autrici nazionali e internazionali. E poi è nato anche questo libro sulla guerra con le stesse modalità. Ah, ok. E quindi in questo libro si parla di guerra, ma diciamo le voci più importanti sono le voci di chi la guerra l'ha fatta, e quindi sono i veterani degli Stati Uniti, i veterani di Iraq e Vietnam e i refusnik israeliani, e poi sono anche le voci di amici e amiche che utilizzano il linguaggio della poesia, sia nazionali che internazionali. Ma oltre a essere uno strumento che è divulgativo in qualche modo, come sono tutti i libri, no? Divulgano cultura. E questo progetto è mirato soprattutto a entrare nelle scuole, perché le scuole sono un luogo di semina importantissimo, perché tra noi facciamo queste cose che sono molto belle, però c'è sempre questa sensazione che uno se le canta e se le suona, non è che cambia molto poi nella realtà sociale. Ricordo che questo è stato fatto già nelle scuole e che c'è stata la corrispondenza fra alcuni ragazzi delle scuole di Casalotti e Fernando, e lui ha risposto in inglese alle domande che da qui i ragazzi hanno fatto. Sì, c'è anche un contatto diretto tra queste realtà, tra le scuole, ma anche tra le carceri, perché poi faccio anche progetti nelle carceri, e si stabilisce un filo di contatto tra gli studenti, tra gli alunni e Fernando. Quando vogliono affrontare questo problema hanno un riferimento concreto di una persona che lo sta vivendo, per cui nascono proprio dei legami, delle cose molto molto belle. E quindi anche Signor No, come tutti gli altri libri che ha curato, che ha pubblicato Beppe, vogliono avere anche una valenza molto concreta, e tutti i diritti d'autore di questi libri, sia di Signor No ma anche di Saimaso, che è un libro proprio di Fernando e racconta lì le storie e le leggende del suo popolo, del popolo Yaqui, ma tutti gli altri libri, tutti i diritti d'autore vanno a Fernando. Quindi diciamo così che il libro è anche uno strumento per fare poi qualcosa di concreto. In circa un anno abbiamo raccolto circa 1.600 dollari che abbiamo inviato a Fernando. Beppe ha la fotocopia di un paio dei bonifici che abbiamo mandato. Per cui diciamo abbiamo instaurato questo tipo di solidarietà, che non è la solidarietà quella bacchettona, no? Quella a cui siamo abituati, dove ognuno con Teleton si manda la sua elemosina. Però insomma quel tipo di solidarietà è a senso unico, non c'è una corrispondenza, non è uno scambio equo. Invece qui c'è uno scambio equo che è nella cultura proprio dei nativi, in particolare degli Yaqui, per cui si lascia il contributo, ma in cambio si ha questo libro con tutti i suoi contenuti. E per cui siamo felici di riuscire a fare qualcosa che ha un valore culturale, ma anche un valore molto molto concreto. E vi assicuro che in un braccio della morte questi soldi chiaramente dal punto di vista legale non ci fa nulla, perché non basterebbero neanche 3 o 4 bestseller per pagare un avvocato degno di questo nome. Però sono necessari, perché tutte le persone che sono in quei luoghi sono sempre povere, non troverai mai una persona ricca in quei luoghi lì. E qualsiasi cosa tu voglia comprare nella prigione lì, nel braccio della morte, la puoi acquistare nello spaccio della prigione, e i prezzi di tutto ciò che acquisti, che siano i francobolli con cui tu vuoi rispondere ai tuoi corrispondenti, o anche un'aspirina perché hai mal di testa, qualsiasi cosa che tu ti compri nello spaccio costa il doppio e il triplo degli stessi beni che tu trovi fuori. Per cui questi soldi per lui sono fondamentali, anche per molte cose lì non danno, lì non,
sono ormai 15 anni che non assumono vitamine, non danno né verdure e né frutta, per cui potete immaginare quante patologie poi hanno i detenuti. E insomma questi soldi sono fondamentali e tra l'altro li utilizza anche per comprare materiale per dipingere, insomma sono una cosa che lo aiutano molto, per cui noi siamo contenti e orgogliosi di fare questa cosa e di continuare a farla. E lui sa che questa sera siamo qui, io gli ho scritto già, gli è arrivata la lettera e quindi si è messo in contatto, non con gli strumenti quelli che conosciamo noi, con computer perché non gli sono permessi, telefonini o cose varie, è in contatto con quello che lui chiama vento dello spirito, ma lui poi mi spiega tutto quello che più o meno ha percepito delle cose che facciamo per lui. Niente, possiamo iniziare. Sì. Allora, sì, adesso qualcuno manca per motivi di febbre, ma anche noi normalmente quando presentiamo questo libro o altri libri leggiamo sia gli autori presenti che quelli non presenti, non per loro volontà. Un'ora fa, ho avuto la conferma che il signor No sarà al Festival di Mantova il 20 maggio. Andremo a presentarlo lì e anche lì sarà un evento del genere, però diciamo maggio, già siamo a maggio, il Festival di Mantova è abbastanza importante.